Gerard Nerval. Oggi questo è il mio primo vero video dopo quello di presentazione e vorrei parlarvi della sofferenza. La vita, secondo me, è sofferenza, nel senso che ogni uomo durante il suo percorso prova la sofferenza. Ad esempio, quando muore la persona noi cara, soffriamo. Credo che la principale sofferenza sia la consapevolezza di dover morire. Infatti, da quando ogni essere nato viene a conoscenza di questo inevitabile arrivo, o prova dolore. Quindi io credo che a questo punto ci sono varie categorie di persone. Ci sono quelle completamente immerse in un'alienazione il più delle volte conferita da questa società, ad esempio tramite gli usi, costumi, religioni, televisioni o altri vari mezzi di alienazione. Oppure ci sono quelle che sono in parziale alienazione, cioè sono consapevoli della loro sorte, inevitabile si avvicina, inevitabilmente si avvicina, ma provano e probabilmente riescono a limitare o addirittura a dimenticarsi per la maggior parte della loro vita che cos'è appunto la vita. Poi ci sono quelli che invece sono perfettamente consapevoli del loro stato, di essere di vivere la vita della quale è all'ordine del giorno la sofferenza, quelli che quindi si pongono domande esistenziali. Appunto, a quest'ultima categoria di persone, che sono poche persone, non va bene vivere una vita come viene imposta dalla società, non va bene vivere quindi in un'alienazione, in una società già decisa. A questo punto vengono quasi spontaneamente una serie di domande, le cosiddette domande esistenziali che pochissimi di noi si fanno. Le domande principalmente sono: perché viviamo, per cosa viviamo, qual è il fine, e come fare a vivere una vita che sia degna di chiamarsi vita, una vita con la V maiuscola. A queste domande posso provare a rispondere per quello che mi è concesso per adesso di rispondere, e quindi vi propongo una mia versione, che però io da buon pirandelliano credo che sia in continua evoluzione nel momento in cui e varia, quindi a seconda del periodo della vita nel quale siamo immersi, nel quale ci troviamo. Appunto, queste domande io penso che una giusta risposta che vi propongo è quella di vivere una vita nella quale si cerca di aiutare gli altri, si cerca di aiutare le persone che sono più in difficoltà di noi, quelle che stanno peggio di noi, e per aiutarle veramente, credo che ci dobbiamo avvicinare alle loro condizioni di vita e fare qualcosa per loro, qualsiasi cosa, affinché possiamo renderci utili. E a questo proposito voglio aggiungere un'altra considerazione. Credo che questo sentimento, desiderio di aiutare gli altri, chi sta peggio di noi, un malato ad esempio, debba provenire direttamente dal nostro interno, dalla nostra mente. Credo che quindi sia importante anche il sentimento con cui si fanno certe azioni, nel senso che è diverso dire che un borghese o qualsiasi benestante ha aiutato un'altra persona mosso dal desiderio, dalla smania di mostrarsi benevole nei confronti di chi sta peggio di lui, ed è diverso il benestante, il borghese, il più fortunato, chiamiamolo così forse, che aiuta chi sta peggio di lui per sentimento, per convinzione profonda. Detto questo, vi prego di commentare. Vi ringrazio dell'attenzione,
spero di essere stato chiaro. Se c'è qualcosa che non avete capito, vi chiedo di chiederlo con un commento visibile a tutti o con un messaggio privato. Vi rimando al prossimo video, vi ringrazio ancora dell'attenzione, alla prossima.